Lo scorso video ci eravamo lasciati dicendo che a partire dal processore 286 era possibile indirizzare più di un megabyte, ma solo portando il processore in protected mode, e quindi in maniera incompatibile con il sistema operativo MS-DOS. Ma come si faceva allora ad usare più di 640K di RAM sotto DOS? Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Iniziamo con un po' di terminologia. I 640K normalmente utilizzabili si chiamano memoria convenzionale e nel grafico li vedi di colore giallo. I 384K di memoria per arrivare al primo megabyte si chiama memoria superiore, detta anche UMA, upper memory area. I primi 64K oltre il primo megabyte si chiamano memoria alta, detta anche HMA, High Memory Area. Tutta la memoria oltre il mega più 64K si chiama memoria estesa, detta anche XMS, da non confondere con la memoria espansa che avevamo visto nello scorso video, detta anche EMS. Nello scorso video avevamo visto che la memoria estesa è accessibile solo se il processore è in protected mode. Ed avevamo anche visto che i processori a partire dal 386 possono passare da protected a real mode in qualsiasi momento. Grazie a questa caratteristica, nel 1988 i nostri amici Lotus, Intel e Microsoft, questa volta affiancati anche da AST, standardizzano una API per copiare porzioni di memoria estesa in memoria convenzionale e viceversa, e chiamano questo standard Extended Memory Specification, o appunto XMS. E l'implementazione più famosa di questo standard è il driver HighMEM.sys di Microsoft, incluso in MS-DOS a partire dalla versione 4, ma, cosa strana per Microsoft, disponibile anche come software a sé stante con tanto di codice sorgente allegato, almeno per le prime versioni. Funziona più o meno in questa maniera. Abbiamo un software scritto per DOS, quindi utilizza il processore in real mode, potendo indirizzare solo un megabyte di memoria. Questo software chiede di allocare della memoria estesa. A questo punto, HighMEM.sys passa internamente in Protected Mode, alloca la memoria e torna in Real Mode. Il software, a questo punto, chiede di copiare parte della memoria allocata in memoria convenzionale. HighMEM.sys passa in Protected Mode, copia la parte di memoria richiesta in memoria convenzionale e torna in Real Mode. Quando l'applicazione ha finito di utilizzare quella parte di memoria, allora chiede di copiare la parte appena utilizzata in memoria estesa. HighMEM.sys passa in Protected Mode, copia la memoria e poi ritorna in Real Mode. Se questo metodo ti fa schifo, non sei il solo a pensarla così. Tanto non riesci ad accedere a tutta la memoria estesa nello stesso tempo, e in più le operazioni di copia tra memoria convenzionale e memoria estesa portano via tempo prezioso alla CPU. A sto punto non era meglio continuare ad utilizzare la memoria espansa che almeno non fa perdere tempo alla CPU copiando memoria a destra manca? Nello scorso video avevamo visto brevemente che il 386 ha una modalità chiamata Virtual 8086 Mode, che permette di eseguire programmi scritti per real mode mappando della memoria virtuale. Bene, e se io mettessi il processore in Virtual 8086 Mode e mappassi una parte di memoria estesa in, diciamo 64K di memoria convenzionale, riuscirei ad accedere alla memoria estesa ed eviterei le lunghe operazioni di copia della memoria, vero? Complimenti, hai appena reinventato la memoria espansa. Solo che questa volta, invece che fare il bank switching utilizzando dell'hardware esterno, lo fai via software. Il software più famoso che emula memoria espansa utilizzando memoria estesa è il driver M386 di Microsoft, incluso in MS-DOS a partire dalla versione 4. M386 fa anche un'altra cosa molto interessante. Non tutti i 384K di memoria superiore sono effettivamente utilizzati. Per cui, mappando della memoria estesa in regioni inutilizzate di memoria superiore, è possibile rendere direttamente utilizzabile dei programmi DOS queste regioni di memoria, solitamente per caricarci dei driver, ma questo lo vedremo nel prossimo video. Entrambi i metodi che abbiamo appena visto per superare il limite dei 640K sotto DOS non sono il massimo, perché intanto il codice da eseguire deve necessariamente stare entro i 640K, e poi per i dati non puoi accedere a tutta la memoria contemporaneamente, ma solo pochi K alla volta. Ci deve essere un modo migliore.
E c'è, basta solo ragionare al contrario. Se io scrivo la mia applicazione per usare il Protected Mode e faccio passare il processore in Real Mode soltanto quando faccio delle chiamate al sistema operativo, ecco che finalmente ho abbattuto definitivamente la barriera dei 640K e posso utilizzare tutta la RAM disponibile senza problemi e senza complicazioni. Per fare un'applicazione del genere utilizzo un cosiddetto DOS Extended, il più famoso dei quali è sicuramente DOS 4GV, utilizzato dal compilatore Wacom e reso famoso nel 1993 da un certo videogioco sviluppato da un piccolo gruppo di ragazzi del Texas. Prima di concludere, avevo promesso che avrei spiegato come utilizzare tutti i 16 MB indirizzabili dal 286 sotto DOS. Col 286 abbiamo un problema. Da un lato c'è DOS che è un software real mode. Dall'altro, per accedere alla memoria estesa, occorre mandare il processore in protected mode. Ma nel 286, una volta mandato il processore in Protected Mode, non c'è modo di farlo tornare in Real Mode. La soluzione a questo problema sta nel fatto che HighMan.sys sul 286 usa un'istruzione non documentata chiamata load all. Le permette di accedere a tutti i 16 MB indirizzabili dal processore, ma senza portarlo in Protected Mode. Quindi, anche sul 286 puoi utilizzare le API di copia tra memoria estesa e memoria convenzionale descritte poc'anzi. Nel prossimo video concluderemo questa serie parlando delle varie strategie per liberare al massimo la memoria convenzionale e alcuni accorgimenti da prendere per far funzionare certi giochi. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Library. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Perché intanto il codice...